Bene. Bene. Dunque, voglio dire questo, che la festa della scienza e filosofia di quest'anno ha dato particolare rilievo alla biologia molecolare. E la genetica molecolare è uno di quegli aspetti della ricerca scientifica che desta maggiore attenzione da parte di tutti, soprattutto quando si è saputo che recentemente il DNA non era poi ben così ben conosciuto come immaginavamo, insomma, ha aperto degli orizzonti nuovi, specialmente con la epigenetica, no? Che praticamente ha aperto quella era nuova della genetica molecolare che possiamo chiamare era post-genomica. No? Chi si interessa di queste cose forse riesce a seguirmi meglio, insomma. E poi si è scoperto anche che gran parte del DNA, che pensavamo fosse del DNA spazzatura, non servisse a niente, cioè che il DNA codificante era soltanto limitato a quel 2-3%, insomma e basta, invece ora le scoperte hanno portato a definire un'importanza fondamentale nel DNA e nel DNA una nuova espressività che è determinata da una parte tutta ancora da scoprire. Cioè si è aperto un nuovo ambito della ricerca vastissimo, che ritengo avrà certamente delle ripercussioni nel campo anche medico, perché ne parlavamo prima anche col nostro relatore, il futuro anche della terapia, in particolar modo la terapia oncologica, così è legato alle scoperte fatte nell'ambito della genetica molecolare. Bene, il nostro relatore, Stefano Gustinčić, pronuncio bene? Non so, è un genetista molecolare, dopo ha avuto un dottorato, dopo un dottorato presso la SISSA. La SISSA è la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, ha passato un lungo periodo negli Stati Uniti, alla Harvard Medical School, poi nel 2003 è ritornato alla SISSA dove è professore di neurogenomica, mi pare, e quindi ecco, penso una persona molto, molto qualificata per il tema che ci tratterà questa mattina. Vi ringrazio. Grazie. Va anche bene così. Innanzitutto buongiorno e voglio ringraziare gli organizzatori per avermi invitato e dare la possibilità oggi di essere qui con voi e di condividere innanzitutto il momento che non posso non definire entusiasmante nel campo della biologia molecolare che stiamo vivendo ora. E inoltre anche condividere con voi alcuni risultati che abbiamo avuto recentemente nel nostro laboratorio che possono potenzialmente avere delle conseguenze dal punto di vista terapeutico. La mia conferenza si dividerà in tre parti. Ma innanzitutto ricominceremo dalla biologia molecolare del secolo scorso, che sembra tanto tempo fa, ma in realtà tutti noi ci siamo formati con quella biologia molecolare. Cioè la biologia molecolare che è iniziata intorno agli anni 70 con l'introduzione della tecnologia del DNA ricombinante. E il culmine di quell'avventura culturale, scientifica, è stato il sequenziamento del genoma umano, che è stato completato e pubblicato nel 2001. Quindi, pur essendo, diciamo, una pubblicazione di questo secolo, rappresenta, secondo me, culturalmente il completamento di un cammino, di un viaggio intellettuale, tecnologico, scientifico. Dal 2001 ad oggi siamo entrati in un'altra era, l'era che viene definita post-genomica. E vedremo nel corso della conferenza perché quali sono stati i risultati più importanti di questa era post-genomica. Perché, come spesso succede con le grandi scoperte sono fatte per rispondere a determinate domande, ma contemporaneamente pongono altre domande che alla fin fine sono molto più interessanti di quelle precedenti. E nell'ultima parte condividerò con voi
i risultati che abbiamo avuto recentemente applicando metodologie post-genomiche nel nostro laboratorio, e le discuteremo le conseguenze che queste scoperte, ma non solo le nostre, ma quello che sta avvenendo nell'era post-genomica, nell'introduzione di nuovi tipi di trattamenti farmacologici e quindi nuovi tipi di terapia. Ieri abbiamo sentito dal professor Galattini che tutto sommato la farmacologia in questo momento sta vivendo un momento non brillantissimo, un momento di stasi. Ecco, forse queste nuove scoperte, contrariamente a quello che pensavamo nel 2001, perché se voi vi ricordate il sequenziamento del genoma umano è stato venduto al grande pubblico come l'occasione per poter curare tutte le malattie, per comprendere tutte le malattie genetiche, per introdurre nuovi farmaci e così via. Chiaramente questo non è successo. E vedremo poi come mai, e vedremo anche come mai invece oggi possiamo sperare in qualcosa di meglio. Bene, cominciamo dalle cose più complicate, dal cervello. Cioè, uno degli obiettivi della scienza contemporanea è chiaramente comprendere come funziona il cervello, che è l'organo più complesso, no, che noi ci ritroviamo. Ieri abbiamo avuto la bellissima presentazione del professor Boncinelli, che ci ha aiutato ad entrare nei complessi fisiologici e cognitivi del funzionamento del cervello. Ebbene, il classico approccio allo studio del sistema nervoso centrale è stato quello iniziato da Steven Kuffler, da Jubel e Wiesel alla Harvard Medical School negli anni 60, essenzialmente fornendo un determinato stimolo controllato a un animale e contemporaneamente ponendo un elettrodo nelle zone del cervello competenti a codificare quel tipo di sensazione, e quindi trovare il correlato neuronale di una determinata sensazione cognitiva o percettiva. Per esempio, Jubel e Wiesel in questo modo, cioè inserendo nelle scimmie degli elettrodi nella corteccia visiva, sono riusciti a comprendere l'organizzazione anatomo-fisiologica della corteccia visiva dei primati, e così via. E questo approccio è stato pieno di conseguenze, e su questo approccio si basa tutto sommato oggi, ancora oggi, le scienze cognitive e la neurologia. Ebbene, contemporaneamente però, negli ultimi anni, si è andato a formare una nuova corrente di pensiero e un nuovo approccio, che non parte dalla complessità del sistema, cioè non dice io inserisco un elettrodo e vedo come il sistema nel suo complesso risponde, che viene indicato come top down, ma bottom up. Mi chiedo, ma da quali componenti molecolari, da quali componenti cellulari questo sistema è composto? E come vedete, questo è un disegno di Hall della corteccia di un vertebrato. E come vedete, è formato da un repertorio estremamente variegato di neuroni di morfologie diverse. Uno potrebbe dire, ma tutto sommato perché studiare la morfologia di un neurone è importante? È molto importante, in quanto la morfologia ci dice a quali reti neurali appartiene e quali sono le cellule presinattiche e le cellule postsinattiche a questi neuroni. E se noi andiamo a vedere quante morfologie diverse, quindi quanti tipi di neuroni diversi esistono nel sistema nervoso centrale o nella corteccia di un primate o di un mammifero, in generale scopriamo che il numero è incredibilmente alto. Si parla di 600-700 tipi cellulari, anzi vi dirò di più, non lo sappiamo, il che è incredibile. Perché? Perché significa che l'anatomia, che immagino tutti noi consideriamo come una scienza conclusa, cioè noi possiamo immaginare che noi sappiamo tutto di come è strutturato dal punto di vista
tessutale, organico il nostro corpo. In realtà non è così, perché non sappiamo ancora, non abbiamo ancora una lista completa di tutti i tipi neuronali del nostro cervello e della nostra corteccia. Ebbene, la domanda che noi ci poniamo è però, come può la biologia molecolare, come può la genomica e l'era post-genomica aiutarci a comprendere questo sistema così complesso? Ebbene, classicamente, diciamo dal 1990 alla fine del completamento della sequenza del genoma umano, l'approccio del biologo molecolare a questo problema, cioè alla complessità del sistema nervoso e alla costruzione durante lo sviluppo di questo repertorio estremamente complesso di morfologie diverse e di tipi neuronali diversi, è stato quello di studiare l'espressione genica di un gene alla volta. Adesso vi vado nei dettagli e mi spiego meglio. Allora, partiamo dalle regole di base, su cui tutti dobbiamo essere d'accordo. La prima regola di base è che tutte le cellule del nostro corpo, compreso tutti i neuroni, hanno lo stesso patrimonio genetico. Ok? Quindi il DNA è identico per ogni tipo di cellula. Qui vedete questa è la doppia elica, trovata negli anni 50, da Watson Crick, una delle più grandi scoperte. Oggi quest'anno stiamo nel verso dei 60 anni da quella scoperta, che ci ha detto, che ci ha fatto iniziare a studiare come il DNA genomico viene strutturato e come possa esprimere la propria funzione. Ebbene, affinché noi possiamo interpretare come il DNA esprime la propria funzione, dobbiamo introdurre dei concetti tutto sommato molto semplici, di base. Il primo concetto è il concetto di gene. Cos'è un gene? Il gene è l'intera sequenza nucleotidica necessaria alla sintesi di un polipeptide, cioè di una proteina, o di una molecola di RNA. Vedremo poi nei dettagli di cosa stiamo parlando. Il secondo concetto è il genoma. Come abbiamo detto, tutte le cellule del nostro corpo hanno lo stesso contenuto in DNA, hanno lo stesso genoma. Il genoma è l'intero materiale genetico di un organismo. Terzo, contiamo, vediamo, noi sappiamo come è fatto il genoma dal punto di vista chimico. È fatto da basi, da nucleotidi. Quanti ce ne sono? Nel genoma umano, il genoma umano è composto da ben 3,2 miliardi di nucleotidi. Quindi noi possiamo immaginare che studiando la sequenza di questi 3 miliardi di nucleotidi, noi potremmo comprendere l'informazione che è alla base del differenziamento di quelle morfologie di tipi neuronali diversi e alla fine del funzionamento del cervello. Andiamo a vedere, ritorniamo al concetto di gene, no? Il gene è l'intera sequenza nucleotidica necessaria alla sintesi di un polipeptide o di una molecola di RNA, di una proteina. Ebbene, questo è un altro dei concetti base della biologia molecolare classica, il dogma della biologia molecolare, che come vedrete, come tutti i dogmi, è destinato a essere smentito. Il dogma della biologia molecolare parte dal DNA genomico e parte da una zona particolare del DNA genomico, cioè il singolo gene, e il singolo gene, attraverso degli enzimi che sono delle proteine che hanno determinate caratteristiche biochimiche, quella parte di gene, in questo caso qui potete vedere il gene dell'emoglobina, la catena beta dell'emoglobina, la globina, la principale proteina dei nostri globuli rossi, vedete, viene trascritta. Il gene viene trascritto, cioè il DNA, una particolare parte, una particolare sequenza di DNA viene trascritto in un RNA. Ok? Qui potete vedere, questo è il gene, questo è il DNA, e poi attraverso un meccanismo molecolare estremamente complicato, che
si chiama traduzione, questa sequenza di RNA viene interpretata a livello di ribosomi, a livello di un complesso multiproteico estremamente complicato, e viene questo RNA viene tradotto a formare una catena polipeptidica che è esattamente una proteina. Questa è la proteina serina tradotta, trasferita e tradotta DNA e RNA. Quindi il dogma centrale della biologia molecolare è che l'informazione passa dal DNA all'RNA alla proteina. L'elemento fondamentale in questo passaggio, come potete vedere, è l'interpretazione del codice genetico, cioè come la sequenza del DNA e la sequenza dell'RNA viene interpretata nel fenomeno di traduzione. E viene attraverso una lettera di effettivamente come funziona. Da una parte abbiamo la lingua degli acidi nucleici, dall'altra abbiamo la lingua degli aminoacidi e il dizionario è il codice genetico. E il codice genetico funziona a triplette. Quindi, se per esempio noi abbiamo nella nostra sequenza nucleotidica una C e un'altra C, questa viene interpretata a livello di traduzione nel formato aminoacido che si chiama per la lingua. Se invece avessimo un 3A, abbiamo una lisina, abbiamo un'arginina. La cosa interessante di questo codice genetico è che esistono più triplette che codificano per lo stesso aminoacido. Prima cosa interessante. Seconda, che esistono delle triplette, questo è cruciale nel ragionamento che faremo oggi insieme. Ci sono più triplette, ci sono tre triplette, che non codificano per nessun aminoacido. Praticamente il segnale fine proteina, la nostra struttura è terminata. Quindi non devo più aggiungere aminoacidi, non devo più tradurre quella determinata molecola di RNA, quella determinata componente del genoma. Le proteine sono composte da aminoacidi e a seconda delle caratteristiche chimiche degli aminoacidi di cui sono composte, formano delle strutture secondarie o delle strutture terziarie, cioè si assemblano in strutture con delle regole chimico-fisiche. E a seconda di queste strutture esplicano una determinata funzione. Per esempio, ci sono dell'emoglobina lega ossigeno, come voi sapete. Per esempio, la proteina del collagene ha determinate caratteristiche chimico-fisiche che la proteina fondamentale dei tessuti connettivi del nostro corpo. Ci sono altre proteine che, per esempio, formano dei canali o dei recettori nel sistema nervoso centrale e lasciano passare degli ioni a determinate situazioni fisiologiche e così via. La cosa importante che voglio condividere con voi è che una proteina può essere completamente utilizzata per una determinata funzione, ma può anche avere quelli che vengono definiti domini, cioè delle zone diverse che hanno funzioni diverse. Per esempio, un fattore di trascrizione, che è una proteina che regola l'espressione genica. Questo fattore di trascrizione ha due domini. Da una parte ha un dominio che interagisce col DNA e che riconosce determinate sequenze. Dall'altra ha un dominio che riconosce tutta una serie di altre proteine che fanno partire la trascrizione dalla zona, dalla base, dalla stessa sequenza del DNA che è stata riconosciuta dall'altra parte del fattore di trascrizione. Quindi cosa vuol dire? Che una proteina può avere più domini, questi domini possono avere ognuno una funzione diversa e possono interagire per espletare una certa attività chimica, una certa funzione. Quindi, tornando al nostro problema fondamentale, perché un determinato neurone, una determinata cellula del cervello ha una certa funzione
e ha una certa morfologia, perché esprime un repertorio particolare, selettivo, di proteine. Perché esprime un repertorio, un gruppo particolare di geni. Okay? Quindi immaginiamo, tutti questi neuroni con diversa morfologia hanno lo stesso genoma, ma sono diversi perché esprimono sei gruppi insieme diversi di geni. E proprio per il fatto che esprimono questi gruppi diversi di geni, sono questo neurone e non questo. Sono un neurone e non una patocita del fegato. Sono una cellula del tessuto connettivo della pelle e non una cellula del rene. E così via. Per esempio, vi faccio questo esempio. Questa è una zona molto particolare del cervello, perché è la zona che contiene queste cellule, vedete che sono qui decorate, marcate in un certo modo, che sintetizzano una molecola che si chiama dopamina. Ebbene, quelle cellule e quella molecola di dopamina regolano i nostri movimenti. Sono la componente fondamentale neurale mediante la quale noi regoliamo i movimenti. Ebbene, se queste cellule muoiono, noi sviluppiamo Parkinson. Ebbene, queste cellule fanno dopamina perché tra questo gruppo di geni che vengono trascritti e tradotti in quelle cellule c'è un gene che sintetizza la proteina che si chiama fibrosina idrossidasi, che è un enzima che sintetizza la dopamina. Le cellule vicine non esprimono questo particolare gene, non esprimono la tirosina idrossidasi e quindi non sono capaci di fare dopamina. Questo approccio è anche molto importante dal punto di vista delle malattie. Per esempio, una malattia neurodegenerativa classica genetica, la cornea di Huntington, che è una malattia estremamente invalidante, okay? Genetica, quindi ereditaria. Lì cosa abbiamo? Applichiamo lo stesso principio. Abbiamo un gene che ha questa sequenza. Questo gene ha una caratteristica molto particolare. Ha delle ripetizioni di un certo numero di sempre la stessa tripletta, che è CAG. CAG è il codone che codifica per la glutamina. Okay? Quindi a CAG, 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 a CAG corrisponde, dopo la trascrizione e la produzione, una proteina che ha glutamina, 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 glutamina. Ebbene, cosa succede? Ci sono alcuni individui che hanno un numero estremamente alto di questa definizione. Noi, in questa stanza, ognuno di noi abbiamo due coppie di ogni gene, ognuno di noi avrà un numero di ripetizioni, una combinazione di ripetizioni diverse di questi CAG. Cioè io ne avrò 7 e 9. Uno di voi avrà 11 e 3 e così via. I malati di Huntington purtroppo hanno uno delle due coppie dei geni più di 36 CAG, quindi più di 36 glutamine in questo particolare gene. Va bene, cosa significa? Qual è la conseguenza? Purtroppo la conseguenza è questa, che c'è una degenerazione specifica di una zona del cervello che si chiama postriato, che porta alla fine alla morte del paziente. Come per tutte le malattie neurodegenerative, Alzheimer, Parkinson, SLA, eccetera, purtroppo anche per la cornea di Huntington, in questo momento non ci sono trattamenti farmacologici che siano in grado di bloccare la degenerazione. Cosa fa la scienza classicamente, come ci diceva ieri il professor Garattini, per curare questa malattia? Ebbene, studia la proteina, studia le funzioni biochimiche della proteina, questo numero patologico di glutamine, e cerca di trovare dei farmaci che siano in grado di bloccarla, che siano in grado o di bloccare direttamente la proteina, di dare la proteina con questa serie patologica di glutamine, o le conseguenze sulla cellula di questa serie di glutamine. Quindi questo è l'approccio classico farmacologico.
abbiamo un gene, una mutazione, una proteina mutata, cerchiamo di sviluppare dei farmaci che bloccano l'azione della proteina. Ovviamente, siccome ogni proteina è diversa da un'altra, questo significa dover per ogni malattia, essenzialmente in prima approssimazione, diciamo così, sviluppare dei farmaci ad hoc per bloccare il processo patologico. Ok? Bene, quello che vi ho detto finora sono essenzialmente le basi della nostra interpretazione classica delle basi molecolari di una cellula e di un organismo. Quindi ogni cellula ha lo stesso patrimonio genetico, la cellula è quella cellula perché esprime una combinazione particolare di geni che danno vita a una combinazione particolare di proteine. Quando questi geni sono mutati, le proteine sono mutate, abbiamo una malattia e noi cerchiamo di sviluppare dei farmaci che blocchino l'attività di queste proteine patologiche. Ebbene, adesso cominciamo un altro capitolo. Perché la caratteristica fondamentale è quello che vi ho detto prima. Perché noi studiamo un gene alla volta, studiamo la tipologia della sintesi per cercare di comprendere come si differenziano e come funzionano le cellule dopaminergiche. E cosa succede alle cellule dopaminergiche nella malattia di Parkinson? Studiamo il gene Huntingtina, perché quando mutato dà la coda di Huntington, ma non abbiamo una visione globale di cosa succede a livello di espressione genica di tutti i geni all'interno di una cellula. E la risposta e questo nuovo tipo di approccio viene dalla genomica. La genomica studia la struttura, la funzione e l'evoluzione del genoma. Significa studiare l'anatomia dei genomi, che vuol dire lo studio della struttura dei genomi, significa studiare, fare la genomica funzionale, cioè la funzione dei genomi, significa anche fare la genomica comparativa, cioè studiare i genomi, per esempio, in cosa si differenzia il genoma di una scimmia dal nostro genoma? Cosa si differenzia il genoma di un ratto dal genoma di un topo? O il genoma del topo dal nostro genoma? Fare biologia, evoluzione, studiare l'evoluzione dei genomi. Ebbene, spesso nuove branche della scienza si sviluppano perché si sviluppa nuova tecnologia. Quando io ho fatto studente di dottorato, ho speso 6 mesi della mia vita lavorando parecchio, diciamo così, per sequenziare 3500 basi del genoma. Stavo studiando un gene e dovevo sequenziarlo per la mia tesi di dottorato, e per sequenziare 3500 basi ho perso, diciamo così, 6 mesi della mia vita. Ebbene, questo era il 92. Ok? Ora, quello che è successo da allora ad oggi, dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista del sequenziamento, ci sa che è stato rivoluzionario. E ci sono state due fasi. La prima fase rivoluzionaria è stata l'avvento di... queste sono state le maestre di questo sviluppo tecnologico rivoluzionario. La prima sistema di sequenziamento di DNA risale al 1976 ed è con quel metodo che io ho sequenziato il gene, ok? 6 mesi. Poi è stato introdotto il primo sequenziatore automatico, che invece di avere lo studente faceva tutto il lavoro tutto il giorno, faceva automaticamente lui, e lo faceva non per una sequenza alla volta, ma per 96 sequenze alla volta contemporaneamente. Lo faceva in maniera automatica e addirittura c'era un computer che leggeva la sequenza automaticamente. E grazie allo sviluppo di questa tecnologia è stato possibile cominciare a pensare di sequenziare gli interi genomi. Ed infatti, come vedete, nel 1982, con la prima tecnologia, è stato sequenziato il Fab Lab, che è soltanto 49.000 basi. Okay? Cioè, se la mia tesi fosse durata 10 anni, ce l'avrei fatta anch'io. Poi, invece,
Nel 1995 cominciamo ad avere il primo batterio sequenziato, il batterio Haemophilus influenzae. Nel 2000 abbiamo il primo organismo complesso completamente sequenziato, la drosophila, il moscerino della frutta. E quindi cominciamo ad accumulare una serie di informazioni sulle sequenze di genomi di vari organismi che ci portano ad organizzare il progetto del sequenziamento umano per, alla fine, cercare di avere la sequenza completa di tutto il genoma. E cominciamo con descrivere dei dati. Questa tabella è fondamentale per questo discorso. Allora, E. coli è un batterio. Un batterio ha un DNA, se ci pensate, molto piccolo, ha solo 4 milioni di basi, 4 milioni di metri, però ha 4.200 geni. Saccharomyces cerevisiae, il lievito, ha 3 volte tanto genoma e ha 6.000 basi, 6.000 geni. Il Siena, che è un verme, che viene molto utilizzato in scienza, ha circa 20 volte il genoma del batterio e ha 4 volte il contenuto di un corticello. Cioè, il verme riesce ad essere un organismo vivente, complesso, avendo a disposizione e utilizzando 16.000 geni. La cosa interessante del verme è che noi sappiamo esattamente quante cellule fa il corpo di un verme. Sappiamo esattamente come si divide e come si differenzierà. E quindi noi abbiamo un meraviglioso sistema sperimentale in cui da una parte abbiamo un complesso organismo dinamico, dall'altra abbiamo 16.000 cellule. E quindi per me un sistema modello fondamentale per cercare di capire come questi 16.000 cellule per creare questo organismo. Vi dico solo una cosa: il verme è l'organismo che ha vinto più premi Nobel. Ok? Da 25. La drosophila, 12.000, è a 120 milioni di basi. L'uomo ha 20 volte basi rispetto alla drosophila. Cioè il genoma umano è 20 volte più grande del genoma di noi. Quanti geni abbiamo? La risposta, ormai chiara, viene da questi signori qui. Cioè da questi due progetti in assoluta competizione, un progetto privato diretto da Craig Venter, un progetto pubblico diretto da Francis Collins, che hanno pubblicato contemporaneamente la sequenza del genoma umano su Science, su Nature, lo stesso giorno. E chiaramente è stato un raggiungimento di un obiettivo estremamente importante per tutta la scienza. Infatti vedete qui c'è Blair e Clinton in conferenza stampa con Venter e con ebbene, sarebbe molto interessante questa storia della scienza andare a vedere le predizioni, perché nel campo della biologia molecolare c'era praticamente una lotteria, cioè ognuno diceva la sua su quanti geni dovevano esserci nel genoma umano, e vi assicuro che i numeri erano i più sbagliati, scritte nelle reti, in pubblicazioni, con delle motivazioni scientifiche. In assoluto vi direi che tra le più accreditate stime del numero di geni umani era 100.000 geni, ok? Perché si guardava il numero e la quantità di genoma, la complessità del sistema, la complessità dei fenotipi, delle mutazioni e così via, e si stimava che il genoma umano dovesse contenere 100.000 geni. Allora andiamo a vedere qual è stato il risultato. Bene, questo giusto per dirvi che questi sono il sequenziamento pubblico, è stato un consorzio di molti centri intorno al mondo, Brilla,
senza l'Italia, e ha portato, questo poi ve lo dico dopo, a essenzialmente una stima identica. Okay? La stima è oggi quei numeri sono confermati anche 12 anni dopo, il genoma umano contiene 25 livelli. Se noi pensiamo che il verme elegante ne contiene, il verme, ci sono Vitis elegans, ne contiene 16.000, è estremamente interessante, perché o ci mettiamo a studiare questi 9.000 geni di differenza in cui noi troviamo la necessità, la peculiarità dell'essere uomo, oppure significa che probabilmente la nostra teoria, il nostro approccio sperimentale alla nostra diversità ha dei problemi, non funziona. Comunque rimane il fatto che il genoma umano, dai due segmenti del genoma, ha alla fine 25.000 geni che codificano quelle proprie proteine. Quindi abbiamo almeno 25.000 proteine diverse. Ok? Dopo vi dico questo. Cosa significa? Significa adesso che io ho in realtà l'elenco completo dei personaggi della storia che voglio raccontare. Perché posso chiedermi, di questi 25.000 geni che sono presenti in ogni cellula del corpo, quale complesso, quale gruppo viene espresso nel fegato e rende quella cellula una patogena? Quale altra combinazione di questi 25.000 geni rende una cellula un errore? E quanti di questi rendono cellula un neurone dopaminergico che si serve dopamina e che muore di Parkinson? E non occorre più che studi un gene alla volta. Infatti, cosa faccio? E la conseguenza di questa cosa è stata quella di studiare la stessa genica in contemporanea, in un unico esperimento di tutti i 25.000 geni. Cioè, ci sono dei vetrini piccoli, come un vetrino copri oggetto di in cui sono state depositate tutti i 25.000 geni che sono stati trovati sequenziati nel genoma umano. E io mi posso chiedere, per ognuno di questi 25.000 geni, espresso in quella cellula, non espresso in quella cellula, cosa rende di diverso quelle due cellule rispetto all'espressione di questi 25.000 geni? Per esempio, noi abbiamo fatto questo nelle cellule con niente. Siamo chiesti, ma solo la tirosina endosintasi è diversa dalla cellula dopaminergica e una cellula dopaminergica, perché se fosse così l'unica cosa che noi dovremmo studiare è la tirosina endosintasi per comprendere la suscettibilità della neurodegenerazione della malattia di Parkinson. In realtà così, come potete vedere, abbiamo identificato 1900 geni differenzialmente espressi tra le cellule che esprimono la tirosina endosintasi in neuroni di cellule. Quindi l'essere una cellula dopaminergica significa esprimere un repertorio estremamente particolare di questi 25.000 geni, che la rende diversa dalla cellula vicina, che la rende diversa dalla cellula del fegato. Quindi noi possiamo interpretare il fenotipo di una cellula in base al gruppo di geni che esprime. Okay? Questa è la prima rivoluzione della genomica. Non studio più un gene alla volta, ma li studio tutti i 25.000 contemporanei, senza fare nessuna ipotesi. Che paradossale, perché tutta la scienza è sempre stata basata col testare delle ipotesi. Io testo se la tirosina endosintasi è differenzialmente espressa con la cellula dopaminergica o no, e quindi poi testo se la tirosina endosintasi è coinvolta per Parkinson. Mentre io qui faccio un discorso diverso. Io non so quali siano le differenze, vado a cercarle, vado a vederle, senza fare nessuna cosa. Per esempio, noi abbiamo trovato, pubblicato alcuni anni fa, di queste cellule dopaminergiche, di un'emoglobina, che fino ad allora aveva pensato di essere espressa soltanto nelle cellule proprio rosse, sangue. Invece adesso noi sappiamo e stiamo studiando il ruolo dell'emoglobina migliore.
lo canto anche i miei uomini, non bisogna ossigeno. E quindi andiamo però a vedere, tutto questo è ragionevole, è ragionevole. Ci sono però dei problemi che al momento non si sono visti, non sono stati. E il problema è questo: cosa significa sequenziare il genoma umano? Cosa significa identificare i geni all'interno del genoma umano? Significa fare scelta senza sparire nulla. Cosa vuol dire? Significa raccogliere un'enorme sequenza lunga 9 miliardi di base. Okay? Quindi immaginate che io CATG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 
e devo capire se una base appartiene a un gene o no, e se quella a quale gene appartiene. Capite che messa così è un problema estremamente difficile, perché io non ho esperimenti, non posso andare a fare distruggere quel singolo gene, quella singola base, perché io dovrei fare un miliardo di base, cioè ho bisogno di un laboratorio di 1000 scienziati e di un budget di $1 miliardi per riuscire a fare. Io devo riuscire con algoritmi matematici capire se quella base che io ho di fronte in posizione 5.473.243 appartiene a un gene, no? E che gene è? Capite? Il problema è molto difficile. Infatti Venter, l'autore della pubblicazione della sequenza del consorzio privato, aveva il 75% degli scienziati che lavoravano con lui bioinformatici e matematici. Perché era capito che questo era l'informatico. Allora, se tu non sai niente di una cosa, cosa fai? Accetti il dogma. E quindi sia Collins sia Venter hanno detto: io identifico i geni applicando il dogma della teoria molecolare. Cosa significa? Significa, mi chiedo se un determinato frammento di DNA possa identificare il dogma. Cosa significa? Significa fare questo. Significa chiederci se applicando il codice genetico e traducendo, applicando il codice genetico, quindi vedendo se quella, chiedendomi se quella particolare sequenza di DNA mi dà vita a una sequenza di DNA. Vi ricordate che vi dicevo che esistono tre codoni, tre frequenze che non codificano le immagini, che codificano per il segnale che costituisce la proteina, giusto? Allora, immaginiamo che una sequenza di DNA a codifichi per il codice, per una proteina, per l'emoglobina, l'emoglobina ha 140 molecole maggiore. Questo significa che io per 140 molecole, okay, ho una sequenza che ogni tripletta ho l'informazione per una maggiore. E non avrò mai un stop codon, non avrò mai un'informazione termina di sintetizzare il DNA, perché quella zona di DNA serve a sintetizzare il DNA. Se invece quella parte di DNA non serve a sintetizzare il DNA, io no, e quindi non è sotto selezione naturale, non è sotto evoluzione, non ha un contenuto di informazione, io avrò una distribuzione random dei codici. E quindi, siccome ho 64 codici e 3 sono di stop, significa che ogni 20 codoni avranno un proprio stop. Vi avete sentito? C'è un discorso statistico. Cioè, se una determinata sequenza di DNA non codifica per nessuna proteina, significa che la distribuzione dei codoni non è fatta in modo tale da codificare per nessuna proteina. Quindi è casuale. Essendo casuale, significa che un codone di 20 codifica questo.
Quindi cosa faccio per identificare i geni? Vado a vedere se quella droga, vado a cercare nei 9 miliardi di sequenze, quale parte del genoma sono capaci di avere delle sequenze di codoni che non sono mai esplorate. Conto la probabilità che questa sia una distribuzione casuale. Ok? Vi faccio un esempio. Guardate qua. Questa è la stessa sequenza di nucleotidi inventata. Perfetto. Se io comincio a leggere la sequenza della latina, questa è la latina che il codone lo so. Poi è CCC, CDT, cioè il tuo fattore. GTA è TA Stoccolma. È chiaro che non lo so bene. Ok? Però il fatto che io abbia iniziato a portare la latina, già, posso cominciare a portare la data. Faccio la stessa cosa. Stavolta conto però ACC. Non PAC, ACC. Serina, polina, vicina, microfina. La squadra, come si chiama Stoccolma. Però se non cominciasse a contare la CCC, vedete? Ho tutto a minoranza. Ho quella che si chiama una cornice di lettura. Riesco a leggere il genoma e creare e vedere che leggendo il genoma creo l'informazione che fa. Ok? E sia Winter che Collins hanno sviluppato degli algoritmi che fanno automaticamente questi calcoli, calcoli di probabilità, su tutti i 9 miliardi di nucleotidi. Ok? E entrambi sono giunti alla conclusione che esistono solo 25.000 di sequenze che mi danno una cornice di lettura sufficiente a seguire la propria. Ok? Proprio questo ha una conseguenza fondamentale che è completamente sfuggita. Che io definisco un gene solo quella componente di DNA che codifica. Perché di certo non è proprio quello. Quindi mi sfugge completamente qualsiasi altra informazione presente nel DNA che non codifica proprio quello. Perché ho applicato il prodotto. Ok? E da qui comincia la seconda parte, la prossima parte del seminario. Ebbene, guardate questo altro. Questo è il gene dell'ibrodina. Okay? Questi pezzi sono chiamati esoni, che sono i pezzi che poi danno vita alla DNA e codificano le cornici di lettura e codificano le proteine. Guardate un po', sembrano come delle isole in mezzo a un perché queste zone qui che sono indicate con questa non contengono codici di lettura e non fanno parte della RNA finale che viene tradotto in proteine. Infatti si chiama intron. Okay? Ma guardate cosa hanno trovato. Il fatto che gli esoni, che sono questi, cioè sono quelli codificanti, rappresentano solo l'1% del genoma. Questo significa che di 9 miliardi di base, ok, solo 3 miliardi di fasi, solo 30 milioni partecipano alla codifica del proteine. Ok? Gli altri, l'idea è che siccome la nostra chiave interpretativa di una cellula è che la funzione della cellula, la morfologia della cellula, la funzione della cellula, la fisiologia della cellula è dovuta alle proteine, gli altri 99% non hanno funzionato. È il DNA non funziona. Ok? Questo è come ci siamo lasciati nel 2001. Però questo ha anche altre conseguenze. Beh, innanzitutto che il numero di geni non correga con il contenuto del DNA. Perché
l'uomo ha 20 volte più DNA del moscerino della frutta, ma solo il doppio di gene. Tutto il resto cos'è? Non è funzionale. Non serve a nulla. C'è poi un altro problema, che si sapeva già da tanto tempo, che il contenuto di DNA non è collegato alla complessità dell'organismo. Per esempio, noi immaginiamo, giustamente, no? Più evoluzione, più organismo complesso, più DNA, più gene. La cipolla ha 10 volte più genoma di noi, che ci disturba, perché significa, siamo tutti d'accordo, che il contenuto del genoma non è indice di complessità. A maggior ragione, quindi, tutto quel DNA che abbiamo modificato per proteine non ha funzionato. E quindi, ultimo concetto, che il numero di geni non collega con la complessità del genoma. Perché non può essere che tra il verme e noi ci sono una differenza di tasso di geni. Può essere, è troppo poco, noi siamo molto diversi. La scimmia ha lo stesso numero di geni nostri. La scimmia ha 25.000 geni. Allora come facciamo? Va bene. E quindi è rimasto il dubbio che ci stava sfuggendo qualcosa. Non sarà che tutto quel DNA che modifica proteine serve a qualcosa? Non sarà che cos'è questo Dark Side of the Moon, questo DNA spazzatura? Questo è stato il modo in cui è stato indicato dagli scienziati in quegli anni. Ebbene, il mio laboratorio ha dedicato gli ultimi 10 anni a studiare questa spazzatura. E qui comincia il secolo nuovo. Qui comincia quello che dice l'era post-mortem. Abbiamo la sicurezza. La nostra prima interpretazione è stata su 25.000 geni. Tutto il resto è quello. E per scoprire cosa fa il resto, per iniziare a comprendere un po' di cosa fa il resto, soprattutto se il resto ha una funzione o meno, ci sono venuti nuovamente due grandi consorti. Ci sembra come di essere quel super collider della fisica, no? Cioè, se non metti insieme un certo numero di istituti non riesce ad avere un impatto nel campo azionario, perché i costi sono incredibilmente. Okay? Allora, ragioniamo su questi due consorzi. Il primo consorzio, di cui il mio laboratorio fa parte dal 1999, è il consorzio Quantum, è un consorzio localizzato a Yokohama, al Jimmy Science Center, e si chiama Quantum perché è, diciamo, l'acronimo di Functional Intention. L'altro è il consorzio americano, che si chiama ENCODE. ENCODE vuol dire l'enciclopedia o DNA, l'enciclopedia di tutti gli elementi regolativi del genoma. E questi sono due punti di riferimento, questi sono i termini che ci siamo tenuti su Science del 2005, questo è appena uscito due mesi fa, a novembre, dicembre, su Nature, che è, diciamo, la prima valutazione di questo studio di tutti gli elementi relativi del genere. Allora, voglio però rendere partecipe di questo cammino. In che modo? Innanzitutto, siccome siamo stati coinvolti nel cammino del progetto FAM, perché secondo me è molto interessante su come gli scienziati hanno ragionato in questo. Allora, una cosa che hanno, cioè, qual è l'approccio FAM? Io dico, non mi interessa che studiare la sequenza del genoma. Non mi interessa fare delle ipotesi. Di nuovo faccio un approccio genomico e mi vado a identificare tutti gli RNA trascritti in un organismo. Vi ricordate, DNA, RNA, proteine. Gli RNA sono quelli che vengono trascritti con il nostro organo. Ok? Allora, abbiamo la sequenza del DNA. Andiamo a vedere cosa succede. Perché noi fino adesso abbiamo un doppio DNA guardando la sequenza del genoma che produce la proteina. Andiamo invece a vedere in maniera priva di analisi
di identificare, sequenziare tutti gli RNA espressi in modo diverso. Tutti. Solo i giapponesi. Infatti, cosa hanno fatto? Innanzitutto hanno sviluppato una tecnologia. La tecnologia, come vedete, è una costante. La tecnologia che apre un nuovo mondo. Immaginate negli anni 50 cosa ha voluto dire allora la situazione per la prima volta il microscopio di nuovo. Cioè per la prima volta potete vedere la cellula nelle sue finezze, no? I vari organi cellulari, che prima nessuno aveva mai avuto la possibilità. Ebbene, che tecnologia? Questo è interessante. Questa tecnologia che permette di identificare, di isolare un RNA della sua competenza, è stata una tecnologia sviluppata in Italia. Sviluppata da un italiano, Piero Carnici, a Trieste, nel laboratorio di Piero Schneider, ed è stata valutata come, da Nicciu, come una delle 10 più importanti tecnologie nel decennio 2001-2010. Okay? Quindi una tecnologia rivoluzionaria. Purtroppo, per farla arrivare al massimo, allora, Carnici, cosa ha fatto? Ha applicato questa tecnologia che ti permetteva di isolare degli RNA completi della loro interezza e ha applicato un approccio sistematico, che adesso vi spiegherò. Allora, prendiamo questo, prendiamo il fegato. Cioè, il fegato applico questa tecnologia, prendo le RNA, quindi le RNA significa tutte le parti del genoma che sono queste, applico questa tecnologia e quindi isolo queste molecole di RNA e le sequenzio, ok? E trovo che le cellule di fegato esprimono circa 1000 geni, circa 5000 geni diversi. Do un nome a ognuno di questi 5000 geni e lo metto ognuno di questi in una singola coletta. Quindi nel mio frigo ho 5000 colette con un'etichetta e un nome che sono tutti 5000 geni trascritti nel frigo. Poi prendo un RNA, applico una determinata certa tecnologia che voglio andare a fare ed elimino dall'RNA del RNA tutti gli RNA che sono comuni per fegato. Sequenzo tutti gli RNA specifici del RNA e li aggiungo, li metto nuovamente nella coletta e quindi adesso ho 7000 coletta. Di queste 7000, 2000 sono specifiche del fegato, 3000 sono comuni per fegato e RNA, 2000 sono solo del RNA. E faccio questo per 256. Sequenziando 10 milioni di RNA per 5 anni. Okay? Alla fine ho questa enorme quantità di informazione che devo, sulla quale devo capirci qualcosa. Allora cosa fanno i giapponesi? Molto bene. Dicono, questa quantità di informazione è troppo messa, perché noi non siamo specialisti del cervelletto, allo stesso modo del fegato, allo stesso modo del ci vogliono degli specialisti nei vari campi a cui noi diamo queste sequenze, questi geni che noi abbiamo trovato e oggi dicono cosa serve. E fanno questo, allora organizzano questo gruppo di studio, invitano 50 scienziati da tutto il mondo, specialisti nei vari campi. Allora arriviamo tutti in Giappone, ci chiudono tutti in una stanza, così, ognuno di noi aveva il suo computerino e aveva un argomento. Per esempio, io mi occupo di materia degenerativa, dovevo occuparmi di tutti i geni espressi in determinate zone del cervello. Ok? C'era lo specialista di fegato, lo specialista di sangue e così via. E ci ritroviamo lì alle 9 di mattina, bel jet lag, e ognuno di noi ci dà una lista di geni. Ognuno di noi doveva dare il nome e capire la funzione di 50 geni al giorno. Ok? Avevamo anche l'ora d'aria.
Allora, perché vi dico questo? Perché è successa una cosa molto strana. Ci danno il primo elenco dei temi, cominciamo a parlare, e dopo metto Alfa Lamarck, che è stato Mike Austin, che era il capo della neurologia dell'NIH di Washington, quindi un pezzo grosso, e comincia a dire, ma 50 geni implementati, in realtà, non hanno senso. Non trovo nessuna proteina, non riesco a interpretare i geni che tu mi dai. Si alza Chuck Weiss, la medical school, e la medical anche i miei, e così via, panico. Tutti abbiamo la stessa sensazione, che i 50 geni che ci hanno dato non aveva nessun senso, perché nessuno di noi riusciva a trovare le proteine. Vi mostro cosa c'è. Avevamo a disposizione un computer con un'interfaccia in cui noi mettevamo dentro il nome del gene, il numero del nome del gene che stiamo per studiare, e poi avevamo tutta una serie automatica di analisi di informatica che ci diceva se questo gene era un modo o qualcos'altro, se conteneva una proteina e così via. Il problema è che non aveva nessuna omologia, non aveva nessuna condizione di gruppo, il meeting viene fatto e riprende il giorno dopo, e durante la notte sono state fatte delle analisi informatiche per cui hanno eliminato da tutta questa analisi tutti i geni che non avevano omologia di 25.000 geni trovati nel centro. Ok? E per cui nei restanti 10 giorni che rappresentavano praticamente un quinto dei geni che dovevamo studiare. Quindi 4 quinti dei geni che dovevamo studiare sono stati messi da parte. Ci siamo concentrati su questi geni e abbiamo pubblicato bene un paio di Nature Paper nel 2001, nel 2003, così. Poi però siamo tornati, e quindi questi geni che avevamo studiato rappresentava di RNA di 25.000 geni che il sequenziamento del genoma aveva fatto. Ok? Quindi in realtà questo lavoro a cosa è servito? È servito a creare dei nuovi geni per esperimenti. Ok? Se tu volevi fare un esperimento del fegato con particolare enzima, aprivi la porta, aprivi la porta, andavi a vedere queste connettine, ti prendevi quello che genere che volevi e lo studiavi. Ok? E poi questo è stato distribuito in tutto il mondo, quasi che noi abbiamo queste promette nel nostro lavoro. Poi, dopo alcuni anni, dopo 2 o 3 anni, siamo tornati lì però. E abbiamo detto, adesso no, che non andiamo a vedere cosa succede qui qua, di RNA, che dovrebbe essere usato. Sono reali, sono veri, hanno un significato veloce, ma cosa si fa? Bene, alla fine, e questo è stato pubblicato nel 2005 in questo paper, pubblicato su Science, questo lavoro ha portato all'identificazione di altri 25.000 che non erano mai stati acquistati, ma che hanno la particolarità che non hanno codice di codice, hanno stoccato un po' perché sono la RNA che vengono solo trascritti, ma non fatti. Ok? Questo ha un'importanza non banale, perché significa che il nostro genoma non trascrive solo, non ha solo 25.000, ma ne ha 50.000. E che la scienza per 30 anni si è occupata di quei 25.000, ma non ha mai studiato questa altra 25.000. Quindi significa che noi abbiamo di fronte un nuovo modo di cui non sappiamo nulla. E la stessa cosa è stata trovata nel progetto ENCODE. Il progetto ENCODE, anzi, il progetto ENCODE invece, spendo solo un po', si è occupato di chiedersi, ma questo DNA spazzatura viene modificato nelle varie cellule, cambia, subisce delle modificazioni epigenetiche,
subisce delle modificazioni lavorative. Ebbene, ha trovato che l'80% del genoma subisce modificazioni durante lo sviluppo, durante il cambiamento di genoma. E quindi cosa significa? Che quell'80% di genoma, avete presente che solo l'8% codifica, l'80% di genoma che non codifica è regolare. Ed è regolare. Che significa che quell'80% di genoma regola la funzione cellulare allo stesso modo che quell'1% di geni codificati. E questo, again, di nuovo, chiama il problema che abbiamo di fronte a noi adesso, l'incredibile opportunità e curiosità di capire ognuno di queste modifiche, di questo 80% del genoma, cosa serve, come viene utilizzato, quali sono i meccanismi biochimici, quali sono le conseguenze. E quindi la domanda con cui concluderò è: ma cosa servono i biorichiami? Ebbene, vi dico, come sono voi? Insomma, sono parecchio. Beh, bisognerebbe. Facciamo qua 5 minuti. Anche dare possibilità di fare qualche cosa. Bene. Quello che vi posso dire oggi sulla funzione dei grandi scienziati è il frutto dello studio di una trentina di queste persone. Rispetto a 25 miliardi ce ne sono. Quindi il lavoro davanti a noi è tutto da fare. E essenzialmente quello che succede con i grandi scienziati è esattamente lo specchio di quello che succede nel mondo. Anche gli elementi che non in base alla sequenza delle regole, formano strutture secondarie. Come le proteine formano queste strutture secondarie, le strutture delle macchine. No. Queste strutture particolari, presenti nella DNA, hanno una funzione, possono interagire con una proteina particolare, possono avere una proteina. Possono regolare la prestazione, possono regolare la produzione. Cioè, essenzialmente, noi abbiamo di fronte, possiamo trasferire tutta la conoscenza che abbiamo avuto nello studio, nella logica del funzionamento del proteine, a livello di RNA modificato. Semplicemente le basi chimiche della struttura non sono animali, sono una base. O c'è un dato vantaggio. Immaginate la possibilità di avere un RNA non codificato organizzato esattamente come le proteine. Vi ricordate le proteine che hanno diversi domini? No? Vi ricordate i fattori di trascrizione che da una parte riconosce una sequenza di DNA e dall'altra ha un dominio che fa partire la trascrizione? Immaginiamo i vantaggi incredibili che ci danno gli RNA non codificati. Perché da una parte posso strutturare dei domini, dall'altra, essendo delle basi, possono accoppiarsi ad altri DNA o accoppiarsi ad altri DNA in maniera specifica. Quindi possono regolare, possono avere da una parte un dominio che interagisce con l'apparato di trascrizione, un dominio che interagisce con l'apparato di produzione, un dominio che interagisce con l'apparato che ha una certa attività di produzione. Ma regolare la soltanto con particolare genere, soltanto con particolare RNA, perché lo fa appaiandosi con suo genitale rispetto alla sua. E questa è una conseguenza fondamentale. C'è poi un altro, e vi dirò nell'ultima slide, c'è poi un altro grosso problema. Che se noi andiamo a vedere la distribuzione di questi RNA codificati degli organismi, salta fuori intanto che sono direttamente proporzionali alla complessità del sistema. Diversamente dai propri codici, gli RNA non codificati ci sono molti più RNA non codificati negli organismi complessi, come l'uomo, rispetto agli organismi semplici. Un batterio fatto da pochissimi
genico che non codifica la rispetto al genico, o quanto ho il numero genico. E voglio concludere con, sono stato troppo ottimista, con una serie di analisi che abbiamo trovato nel giorno, che abbiamo trovato una nuova classe di RNA codificanti, non codificanti, che funziona in questo modo. Scusate, voglio trovare la slide migliore per dirvelo. No, forse meglio. Scusate, questo. Che ha due domini. Questo dominio contiene informazione per aumentare la potenzialità. Quindi è anche qua. Cioè io ho il mio gene che codifica un RNA, che codifica la proteina, che normalmente è espresso e fa un certo. Bene, noi abbiamo trovato una classe di RNA che mediante la particolare struttura secondaria del RNA e mediante il fatto che ha un altro problema, questo, che è esattamente complementare e opposto al dominio delle RNA. Essenzialmente, questo RNA arriva e viene fatto per loro. Le RNA che avremo per loro non si appare con le RNA e lo carica, se vi posso dire, se io mi prendo ormai ho 10 molecole di RNA, 10 molecole di RNA, se io aggiungo questi RNA, ho sempre 10 molecole di RNA, ho 100 molecole. La cosa interessante è che io posso cambiare questa sequenza che praticamente complementare la sostituendola con una serie di risultati che si e quindi non ha lo strumento per poter aumentare la funzione di quel sistema. E questo è la parola che ho fatto. E questo è importante da due punti della produzione industriale. Perché esistono gli altri che hanno tantissime compagnie che producono un po' di commerciale che producono ancora di un'altra per usare la mia cultura, no? Per fare un grano costa di più, ma questa è la cosa che non so. Bene, questa tecnologia a parità di risorse che si fa un grano oppure qua abbiamo un'ultima statistica, la possibilità di utilizzare questo molecolo in vivo come farmaci. Perché posso immaginare di utilizzare nel sangue di un paziente che ha un problema di malattia, dovuto al fatto che non vedo un io posso aumentare la produzione di questo risultato di un grosso vino di malattia. In particolare per quelle malattie che vengono fatte a nelle quali una persona ha solo una quindi fa 50%. In quei casi, la sua parte è quella che tu vuoi per la persona. Ma se io mi aggiungo questo RNA, che ho mandato la proteina di RNA, l'unica proteina nella quale si è applicata, io posso buttare e mi dice questo. E questo va, questo è veramente un e questo va all'impatto col quale voglio concludere di tutta questa di questa avventura sul cioè posso in effetti immaginare
nel momento in cui io capisco le cose, quali sono le strutture secondarie che attivano determinati processi della cosa. Attraverso la formazione di RNA, la formazione di RNA, io posso dire se le questi, per esempio, sono, in questo momento, gli RNA non codificanti che sono in trial clinici negli Stati Uniti. E giusto per dirvi alcune applicazioni possibili, per esempio, prima ci siamo chiesti nella cora di Antico cosa vorrebbe dire che fa un farmaco che attiva la proteina mutata, ma perché non facciamo un RNA in testa integrata? Poi se funziona con l'antico, funzionerà con qualsiasi altro gene che è responsabile di malattie diverse. E per dirvi la quantità di interesse che c'è rispetto a queste cose, una compagnia, una piccola signora, a Boston, si chiama Moderna, che ha giusto sviluppato una nuova tecnologia per mantenere gli anni una compagnia che fa neanche 10 miliardi, è stata venduta da AstraZeneca 2 mesi fa con 140 miliardi. Qui questo vi dice della grossissima aspettativa che in questo momento c'è per l'utilizzo di questi RNA non codificanti in terapia. E con questo voglio concludere ringraziando soprattutto i ragazzi del mio laboratorio che insomma che hanno tutta la passione e l'entusiasmo che secondo me è fondamentale e ci fa credere in questo lavoro. Grazie. Grazie professor Gustinčić per questa bellissima, anche profonda, devo dire, anche relazione, perché anche per specialisti, per persone che riescono un po' anche a seguire, perché mi pare di capire che anche la platea è costituita da persone che in qualche maniera hanno qualche affinità con l'argomento che è stato trattato oggi. Insomma. Va bene, allora sentiamo se ci sono delle domande. Due osservazioni. È molto più complicato. Allora, qual è il modo che noi abbiamo per valutare se una situazione, se una variazione del genoma è quella che è responsabile di una malattia o semplicemente una variazione intermittente? Vediamo se questa mutazione, questo cambiamento del DNA, è stata di tanta priorità per me. Perché è classica la variazione di un nucleotide di fa parte della oppure inserisci in questo corpo. Questo è molto complicato di un corpo, perché non sappiamo, abbiamo una condizione. Quindi è molto difficile comprendere quali cambiamenti, quali variazioni sono le variazioni cromatiche nella nostra popolazione, o sono responsabili di una variazione di funzione. Però ce ne sono tanti esempi, assolutamente. La seconda sono completamente d'accordo. Allora, come mai, sapendo che il ribosomio fa genere di ribosomi, sono esempio questi piatti di RNA modificati con dei elementi circolari, sono proprio circolarità, alla fine non sono stati, non siamo fatto pensare che ci fa dire, secondo me, uno dei messaggi più importanti di questa nostra, che gli occhi che guardano gli esperimenti che fanno, gli interpreti sono importanti allo stesso modo, perché applichi, sei completamente, applichi già un tuo modello mentale di interpretazione dei risultati.
E facendo questo, magari, perde di vista un'enorme massa di informazioni o una serie di meccanismi biologici di cui non si accorge. Perché gli occhi con cui parlo non li vedono. Bene, altre domande? La cosa stessa, il lievito non è. Le faccio un esempio. Non si sapeva, cioè, come si la sistema del dottore da un'università e non c'era una volta. Dopo 10 anni è saputo fuori che esiste un'enorme quindi sicuramente anche un dopo perché abbiamo un cellulare